Ora sì. C'è uno dei bambini che sono andati in pescatore, si vanno a parlare perché vogliono fare il per me. Quindi... Bene. Sì. Buonasera e benvenuti a questa quinta giornata del C7 Fair Play European Season. Vedremo in Serie A, vedremo di fronte Napoli e Fiorentina, entrambe squadre a 3 punti che cercheranno di raggiungere il Monza momentaneamente al terzo posto e sognare un posto nella Champions League con le squadre che si schierano in campo. Intanto buonasera da Tricri di Costa e Federico Calderella. Le squadre che si schierano in campo, leggiamo velocemente le formazioni: Napoli con Montalbano in porta, Alicata, Martuscello, Mele, Fazzese, Motta, Motta Marco, Motta Francesco, Piazza e Paternò. Mentre la Fiorentina con Omodei, Bucca, Gulino, Costa, Lo Gelfo, Carriero, Nocito, Fauci, Bailiac e Orecchio. Si prospetta sicuramente una partita molto equilibrata tra le squadre che, ripeto, sono entrambe a 3 punti e sperano un posto in Champions League. Sì, dobbiamo uscire da quella zona scomoda di classifica. Diciamo che 3 punti servono entrambe. Sarebbe importante raggiungere il Monza già adesso. Vedremo. Ma c'è una palla in più. Quante sono? 1, 2, 3. Una è sgonfia. Non ne hai preso due? Questa io ho preso. Va bene. Questa dice uno che era sgonfia. Sarà il Napoli a iniziare il posto col possesso. La Fazzese. Vento così non aiuterà sicuramente le due squadre. Sbaglia sul primo passaggio, intercetta, però brava a recuperare. La Fiorentina molto aggressiva, recupero palla. Gulino, Lo Gelfo. Gira bene per Costa, adesso la Fiorentina aggressiva, gestisce palla. Lo Gelfo, bene, supera il primo pressing, poi buona la palla per Fauci. Fauci ancora va sul destro, ricade bene e poi mette una pezza. Sempre Fazzese del Napoli. Buonasera. Orecchio. Il cross in mezzo al colpo di testa di Fauci che ha provato subito a inserire il portiere del Napoli. Montalbano. Però buono qui il recupero di Gulino. La Fiorentina che ha avuto subito l'occasione col colpo di testa di Fauci, ha provato subito a inserire il Napoli. Sicuramente ha iniziato meglio la Fiorentina. Però mette la Fazzese e poi perde palla, forse anche una spinta, l'arbitro non funziona. Sarà rimessa laterale per la Fiorentina. Subito una partita molto, molto diciamo energica, molto combattuta. Ragazzi, più distanti. Può ripartire la Fiorentina. Costa. Prova il lancio lungo per Fauci che prova un controllo e riesce quasi col tacco, poi ancora... Lotta Martuscello. No, scusate. Mele. Mele intercetta su Fauci. Bah, ma qui Mele perché. Sì, sì. Fauci aveva controllato bene la palla col tacco. Attenzione qui Fazzese, che trova duro. Riesce a superare il primo, ma il secondo. Allora Fazzese. Lo Gelfo, bene, la palla per Fauci che col destro rimette in mezzo. Libera male il Napoli, alla fine è efficace il recupero, Motta qui prende subito palla su Orecchio. Due numeri 10, ha provato a sfidarsi sul campo. Recupera comunque la Fiorentina, Lo Gelfo. Dentro, Alicata qui copre bene. Alicata ex. Orecchio col destro, colpisce il suo compagno di Orecchio. Ha provato qui il destro, subito il primo squillo, possiamo dire così, del numero 10. Ci ha pensato due volte, provato a calciare in porta. Ripartirà il Napoli con Alicata. Alicata gira bene qui, palla per Mele. Porta palla Mele, scarica di nuovo per Alicata. Adesso buona quella uscita del Napoli. Alicata mette una pezza allo Gelfo e recupera.
anche buona, brava la Fiorentina anche qui. Recupera subito palla, Golino. Porta palla, prova a contrapressare. Buona, quella che si era delicata. Pazzese però, perde un po' il tempo, allora lo gelfo. Per Carriero, per Orecchio. Orecchio prova il cross per lo gelfo, che col sinistro ha provato. Bravo qui Orecchio che a trovare lo gelfo tutto solo sulla sinistra, che ha provato col sinistro. Non era facile. Bella azione, non era facile al volo concludere. Si è salvato il Napoli, ma primo squillo della Fiorentina. Qui Motta non riesce a controllare e allora sarà il recupero per il Fiorentina, rimessa laterale. La prima azione qui, primo squillo della partita, con una Fiorentina che sembra più propositiva rispetto al Napoli, che aspetta un pochettino per ripartire. Fiorentina parte bene da dietro. Giulino carica di nuovo per lo Gerfo. Buono per Costa, prova, poi Costa perde passo il tempo, riesce comunque a mantenere la palla in campo. Adesso possesso palla Fiorentina, che prova a ragionare da dietro anche se Napoli è molto chiuso. Lo Gerfo prova il passaggio per Carriero, che supera bene Motta. Motta bravo qui a recuperare, sarà rimessa la terra per Fiorentina. Carriero salta bene Motta, che poi recupera, concede la rimessa laterale. Costa non è che la Fiorentina dovrebbe sfruttare. Costa con le mani, mette in mezzo per Golino, bravo qui alicata. Guarda, però rimane il posto della Fiorentina. Orecchio, Costa verso contro, si è difeso bene il Napoli. Anche rilancio per Motta, bravo Costa sullo stop è infelice di Motta col petto. E può ripartire la Fiorentina. Un po' un monologo in questi primi 5 minuti. Sì, Fiorentina partita aggressiva. Fiorentina attacca, Napoli comunque difende bene. Alicata, Fazzese. Fazzese, buono. Bravo, no, Costa intercetta, bravo, qui. Subito è facile, che col tacco serve di una Costa che prova. Bravo! Guarda che arriva, guarda che arriva! A difendere il Napoli. Motta. Per Mele. Mele, bravo qui Mele! E a sorpresa! Sblocca la partita al Napoli con il numero 33. Primo tiro in porta per il Napoli e subito il vantaggio. Fiorentina si è fatto sorprendere. Scoperta, non si fosse cominciato meglio. Il Napoli però la prima occasione. La prima occasione la sblocca il Napoli. Un po' a sorpresa da quello che si è visto. Ed è subito 1-0 al sesto minuto. Questo qui è Fiorentina con lo gialfo, prova a rispondere, ancora lo gialfo, bravo, bravo. Alicata a lottare, a recuperare la palla per bravo, poi supera anche, però supera anche Carriero, Alicata, Alicata dentro, dammi il cambio per Motta, torna Motta, qui bella azione di Alicata che ha provato a ad andare fino in fondo in questa azione, non è riuscito però a concludere. Sarà rimessa Napoli. Mele. Sbaglia qui Mele, rimessa. Sarà cambio per la Fiorentina. Bravo qui Martuscello a chiudere su Fauci. Non serve una Fauci, solo prova con la testa. Prova a impensierire Montalbano. Oggi è eccezionalmente il portiere del Napoli. Non è riuscito però. Fazzese, riparte il Napoli. Alicata. Bravo qui a girare per Mele. Bravo qui Mele a liberarsi dalla pressione di Orecchio. Ragazzi Fazzese, Ale, è solo, non è quella. Alicata. Buono qui lo scambio con Mele, che sta giocando una gran partita. Ancora Fazzese non riesce poi a controllare e poi ripartire la Fiorentina con Fauci. Fauci bravo qui muore il capitano a scuotere i suoi e recuperare la palla. Buona qui la palla per Carriero. Bravissimo Montalbano a uscire a farla sua. Fiorentina che prova a spingere sotto di un gol. Montalbano il lancio lungo a cercare Motta, riesce col tacco, poi Golino bravissimo qui a chiudere. Adesso un po' di confusione, non si capisce, alla fine Golino ne esce vittorioso da questo contrasto e può giocare per Fauci. Bravo Simele. Fallo per il Napoli. Bravo qui Mele a chiudere.
sarà calcio di punizione per il Napoli. Andrà a Fazzese la battuta, vedremo se proverà il tiro o il cross. Bella, c'è un ghiaccio spray. Quanto l'ha dato? Non funziona. Ora sì, vediamo. Sì, sì, sì. Andrà a Fazzese. Va Fazzese col destro! Grandissima parata! Inizia la parata di Omo Dei. Gran punizione qui di Fazzese che per poco non trova il 2-0 per il Napoli. Grande parata qui di Omo Dei. Allora sarà calcio d'angolo per il Napoli. Che non attacca molto, ma quando attacca lo fa in modo molto pericoloso. Andrà a Fazzese quindi a battere il calcio d'angolo. Fazzese, cross forse un po' lungo, alicata con la testa, riesce a mettere per Motta. Motta col destro, la palla rimane lì, è grandissima parata. Omo Dei, seconda grande parata sul destro di Motta. Altra grande risposta di Omo Dei che ha fatto due grandi parate. Napoli che quando attacca, ripeto, attacca veramente bene, rischia di andare sempre in gol. Va il secondo cambio, sbaglia per la seconda volta il Napoli, la rimessa. Allora per ripartire la Fiorentina, Carriero contrastato da Licata che sta giocando una gran partita fin qui. Recupera palloni ed è ovunque per il Napoli. Antonio, dovevi entrare ma stai a centrocampo. La rimessa laterale, quindi gioca a centrocampo però. Mamma mia, queste rimesse così però. Lo Gelfo. Gelfo qui prova a andare lungo linea. Palla troppo forte, sbatte in uscito. La rimessa Napoli. Delicata che cerca Motta, numero 10, sempre lui, prova a liberarsi. Bella palla qui per Fazzese. Fazzese lateralmente prova a crossare, lo fa. Forse è un fallo di mano che sì, viene segnato all'arbitro. Non è riuscito a tenerlo chiuso questo braccio. Quindi sarà punizione molto pericolosa per il Napoli che adesso ha la seconda opportunità da calcio piazzato per provare ad andare sul 2-0. Poco fa abbiamo visto una gran parata di Omo Dei su Fazzese. Andrà, mi sa, sempre Fazzese, no. Atto, vai là, sono livello, arriva. Lascia Motta, vedremo Motta se proverà il tiro. Napoli che sta giocando veramente bene. Fiorentina ha iniziato molto meglio, ma si è un po' spenta col passare del tempo. Va Motta, col destro, ed è autogol! Autogol di Bajljak, che beffa Omo Dei, che non può nulla su questo tiro improvviso. Sì. Autogol e quindi siamo 2-0 Napoli. Ma non stiamo più sbagliando. Raga, ora svegliamoci, ora! No, non c'è. Allora me la ho tanto sbaglio, ho detto bravo. Siamo 2-0 per il Napoli. Alto! Minuto 11. Buona, uno che la fa. Questo sarà fallo per la Fiorentina, punizione per la Fiorentina. Vedremo chi andrà. Sono in carica. Sembra Bucca, no. Andrà Bucca. Tra Bajljak 2-0 Fiorentina Napoli. Vabbè, 2-0 Napoli. Vediamo se la Fiorentina, che reazione avrà la Fiorentina, che fin qui non ha giocato una brutta partita, ma è stato anche un po' sfortunato. Un po' bugiardo questo 2-0, però il Napoli cinico. Tra Bajljak col destro, prova un esterno, palla alta che non può impensierire il portiere del Napoli, Montalbano. Adesso entra dal cambio. Bene, tira bene per Alicata. Porta palla Alicata, prova il lancio lungo. Cercare Motta, il capitano, ma la palla è troppo, arriva! Troppo lunga, non può intervenire. Ora qui in comprensione tra lo Gelfo. Motta ha provato, si è inserito tra Gelfo e Gulino, ha provato il destro qui, un po' ingenuo forse la Fiorentina, poteva sfruttare sicuramente meglio Motta questa disattenzione. Ha provato il numero 10 per andare sul 3-0, non è riuscito. E può ripartire la Fiorentina, lo Gelfo, sì. Rischia molto sul Fazzese, lo Gelfo. Bella palla in mezzo per Nocito, che ha provato qui. Sarà calcio d'angolo per il Napoli. Qui grande azione della Fiorentina con lo Gelfo che trova Nocito, che ha provato a inserirsi. Allora, non c'era fallo, ma era calcio d'angolo. Era calcio d'angolo, sì. Scusami, era rimasto al fondo, volevo dire. Sarà comunque angolo per la Fiorentina. Pallo Gelfo in mezzo, troppo lungo, non può arrivare nessuno su questa palla. Allora sarà rimessa laterale Napoli.
Emele con le mani. Prova a cercare il capitano. Botta. Carriero poi recupera per la Fiorentina. Vai Lacco. Bella palla per Gulino. Che sbaglia e Motta recupera. Ancora Motta. Può andare lui da solo. Motta, Gulino però recupera bene. Sarà rimessa dal laterale per... Vedremo per la Fiorentina. Qui bravo Gulino a recuperare dopo l'errore. Sale Anto, sale Anto. E può ripartire la Fiorentina. Bravo. Con l'oggetto. Buona la palla per Bella. Prova il... Andare dentro. Bravo ancora Mele. Prendete dentro, prendete dentro. Mele è il migliore dei suoi. Intercetta la palla e sarà rimessa per la Fiorentina. L'oggetto. Prova col campo. Il pallo alla fine. Bravo. Tomassi la palla. Montalbano. Fa la sua. Mele. Mele qui supera Bucca. Gran giocata di Mele che rischia ma è efficace. Motta. Motta si gira bene. Ancora per Mele. Mele, Mele. La gran parata di Omodei. E qui altra grande occasione per il Napoli. Sempre con Mele. Bravo. Qui alicata intanto. Bucca. Motta. Motta. Lo leva. Carriero bravo a intercettare per Fiorentina e poi ripartire. Carriero. Carriero sempre molto a contrastarlo, forse c'è un fallo, lascia giocare, prima Napoli può ripartire, alicata, alicata qui come può, lancia lungo, sarà rimessa Fiorentina, che dovrà recuperare questo svantaggio, vedremo se ci riuscirà, Costa, buona palla per la Cinque, bravo, recuperare qui, Pazzese, lancio lungo a cercare Motta che prova uno stop, un po' difficile qui. Allora palla che è facile per Omodei e può ripartire la Fiorentina. Gulino porta palla, serve Costa, torna dietro. Passaggio a 2 metri, non serve un corso. Qui la Fiorentina che non riesce, Napoli molto chiuso. Costa, va dentro, bravo, qui ancora. Martuscella a recuperare, Gulino intanto prova il cross, perno uscito, era un tiro cross. Nocito non ha messo la testa, forse era troppo forte il tiro. Quanto sta che sarà rimessa laterale, rimessa al fondo per il Napoli. Che adesso sta gestendo bene questo vantaggio. Si difende e riparte molto bene. Anche se viene pressato da Carriero, alla fine Gulino riesce a spazzare per la Fiorentina. Ancora Motta che riesce a passare. Motta difende bene Gulino, favorisce il ruolo, il compito a Omodei. Per ripartire la Fiorentina, Costa guarda bene per Bailac. Supera la pressione di Motta, non quella di Mele. Quindi sarà torna dentro la Fiorentina con Bucca che prova a mettere ordine. Costa. Porta palla con testa. Arriva. Buona qui la palla per Recita che fa una gran giocata su Alicata. Poi Bucca si intromette, mette un po' di ordine. Costa col destro, colpisce il suo compagno Carriero. Poi ancora Nocito. Nocito! Non va, gran parata anche qui. Di Montalbano che salva il Napoli. E non permette alla Fiorentina di accorciare le distanze. Vai Lac qui. Prova, sbaglia per recuperare. Costa col destro! Gran parata! Montalbano! Adesso la Fiorentina che sta spingendo, prova a recuperare questo svantaggio. Due grandi occasioni per la Fiorentina. Qui il cross. Palla in attacco. Mette fallo qui su Montalbano. Fallo per il Napoli su Palla in attacco. Sulla costa di Montalbano. Con la Fiorentina adesso il lancio lungo sbagliato, quindi la Fiorentina che come al solito riparte e fa possesso palla. Napoli più attendista. Gulino, Costa,
recupera Motta per un minuto. Devi aspettare l'ultimo, qui! Una pietra sola, qui! Una vicenda in mezzo! Vai, vai! Le azioni della cantina passano tutte da Golino. Per Costa. Quella Costa in possesso. Giovane, qui la palla per Bucca con l'esterno. Bravo, Bill. Numero 33, Mele del Napoli. Che ha chiuso bene Bucca. Ragazzi, non posso vivere così, non posso vivere così. Il vento mi dà un fastidio. Culino dentro per Bailac che ha provato di testa. Montalbano poi ha una parata diciamo facile. I piccioli di fair play. Però Paterno sbaglia qui il... La rimessa Viola. La palla passa. Mele dentro per Motta che non controlla e allora tenta può ripartire con Costa che mette ordine, palla Culino. Culino col sinistro, prova addirittura un tiro, non esce un gran tiro qui. Allora sarà rimessa al fondo per il Napoli. Andiamo, 2-0, minuto 20, minuto 20. Resta qui di Costa che recupera bene per Carriero che prova il destro. Carriero Montalbano si salva, poi Bucca mette la schiena a Mele, sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. Sta sparando Montalbano, Montalbano ha salvato 2-3 poi fatti Fiorentina che adesso non si sta provando, sarà calcio d'angolo dentro la palla. Per Motta che non riesce a controllare, forse sbaglia il primo controllo e qui Omodei riesce a salvare. Motta qui ha sbagliato il controllo, una buona occasione per il Napoli. Intanto Recchio recupera per la Fiorentina. Vai la cosa dentro. Poi l'arbitro vede un fallo. Però come la porta? Il Napoli ha questi sprazzi molto pericolosi qui. A sera! Dai, è riuscito a salvare un po' da manca Bucca. Bucca però vai, no, 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 il destro improvviso da centrocampo, parli per tutti, ha provato qui il destro Orecchio, se l'è sentito, ha provato dopo, però non ha provato, sperato però sarà rimesso dal fondo per il Napoli. Osimhen è... io vedevo sì, però mai fredda, c'è qua altri Costa. Costa
prova a salire per la Fiorentina, palla per Oracchio di prima per Motta, che però non riesce a controllare, allora Motta recupera, prova a far salire i suoi qui a altro assaggio per Motta, Motta e Motta, Marco e Francesco, scambio di due, il cross di Motta, Ulino riesce col sinistro a salvare, era solo sì, però non si sa mai, a prenderla e girare per Costa che può partire per la Fiorentina. Costa porta palla, buona qui palla per un'uscita che prova col tappo a superare piazza del Napoli, sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. Costa con le mani però Orecchio non riesce a controllare, qui spinto, sì, l'arbitro lo vede, vede la spinta di Motta. E sarà punizione, qui una punizione molto interessante per la Fiorentina. Vediamo, sembra che Costa prova Costa all'improvviso, facile per Orecchio, tutto regolare, sì. Qui forse la Fiorentina poteva sfruttare meglio questa occasione, Costa ha deciso di provare subito. Lancio di male, sarà rimessa laterale per il Napoli. Andiamo, andiamo. Vero Orecchio. E adesso con lo spazio supera bene qui la pressione delicata. Orecchio. Salto nuovamente legato. Ancora Orecchio che prova il numero. Costa. Costa non riesce qui. Bravo, Motta a recuperare, a far ripartire i suoi. L'arbitro. E mezzo, la palla era ancora in campo. Sarà possesso Napoli. Te la metto in gioco io. La palla va fuori, ma la metto in gioco io. Si ripartirà dal possesso Napoli con Piazza che va col lancio lungo senza troppi pensieri. Finisce questo primo tempo sul vantaggio del Napoli 2-0. A tra poco. Bentornati a questo secondo tempo di Napoli-Fiorentina. Conduce il Napoli per 2-0, che in questo momento è terzo in classifica, ha raggiunto il Monza in attesa delle altre partite. Di lunedì intanto la Fiorentina adesso potrà provare a spingere per recuperare questa partita. Sarà subito rimessa Viola, Costa, buona palla per Orecchio. Orecchio qui, bravo, però saltare Motta, è bravo, non si fa superare facilmente. Costa dentro Fauci. Costa con le mani. Dentro per Fauci. Qui. Bravo Montalbano. Fiorentina comunque ci ha provato. Nel fine del primo tempo ha avuto tante occasioni. E adesso prova a partire forte per provare a riprendere queste partite. Sì, Fiorentina che in teoria ha fatto sempre la partita. Napoli ha diciamo, vissuto di momenti, di sprazzi, che però è stato molto pericoloso. Si è riuscito a sfruttare quelle poche occasioni che ha avuto.
angolino qui. Prova il destro. Forza, al sinistro, scusate. Dentro, non forse Montalbano poteva fare meglio. Concede un calcio d'angolo alla Fiorentina. Costa subito dentro per Fauci. E col destro la mette alto. Non è riuscito a aspettare la Fiorentina. Facciamo anniversario 1-2-21 e 1-2-21. Sarà rimessa dal fondo il 23. Lancio lungo da portiere a portiere. Può ripartire la Fiorentina. Palla dentro, qui recupera Golino. Chi è che potrebbe essere? Rubella no. Orecchio che riparte. Motta qui recupera male, può ripartire subito al Napoli. Attenzione pericolosa. Motta col destro, Golino. Riesce a intercettare, sarà calcio d'angolo e qui è rimasto a terra per Orecchio. Rapido, ferma subito il gioco. Ha ignorato Francesco sulla sinistra. Non gli importa. Forse poteva passarlo. 2 più 1. Provato il tiro. No, minchia! Tira tutto. Si rialza intanto Orecchio, per fortuna nulla di grave per lui. Sarà calcio d'angolo per il Napoli. Andrà Motta a battere. Già ne vedo 30 senza marcatura. E hanno una patente. Motta dentro. Facile presa qui. 8.000 euro. Per Omodei. Allora, rimessa Napoli. Piazza con le mani. Dentro. Golino riesce a mettere una pezza per i suoi. Mele per Motta. Mele prova il destro, forse ha provato il tiro cross. Palla che prende una traiettoria strana e quindi può ripartire la Fiorentina con Fazzese. Davide. Mele ex Atalanta. Costa. Mele? Ex Atalanta. Gira bene per Fazzese. Prova a ragionare adesso la Fiorentina. Trova la di Carriero. Carriero prova a girarsi. Forse troppo forte, Marco, era buona l'idea. Marco, palla in metà fra Costa e Orecchio. Solo, non riescono a capirsi solo, due. Quindi sarà laterale per il Napoli. Mele, lunga dentro. Per Motta che non è riuscito. Qui Golino, attenzione, rischioso retropassaggio per Motta che non può prendere con le mani. Rischia tantissimo la Fiorentina. E può ripartire il Napoli, piazza. Dentro per Alicata, bravo, qui Golino a intercettare, forse fallo intervento, sì. Forse fallo intervento per il vantaggio. Allora può ripartire Orecchio. Dentro per... intercetta allora Mele, qui è bravo, intercettare palla e a partire i suoi. Orecchio lo recupera molto. Oh, vero lui è! Adesso è tanti scontri in mezzo al campo. Motta col sinistro, bravo qui Costa sulla linea quasi, da possibile 3-0. Un'altra occasione pericolosa per il Napoli. Bella, col destro può impensierire qui il Napoli. Questo destro di mare. Allora rimessa Fiorentina che può ripartire con Golino. Ha ragione. Golino allarga per Costa. Omodei. C'è la Fiorentina che prova a risalire un po' la china. Vediamo 2-0 il punto di gioco per il Napoli. Qui Fazzese. Anzi, scusate, lo gelfo. Recupera il Napoli, Motta. In mezzo al campo, lotta. Il lotto numero 10, Motta e Orecchio. Poi però il Napoli esce a scendere. Perde palla, tanti scontri in mezzo al campo. E recupera un po' di confusione. Alla fine lo gelfo alla meglio. Rischia fallo per il Napoli. È pure ammonito. Giallo per Orecchio. Forse ha detto qualcosa all'arbitro, deve essere ammonito. Qui un po' di confusione in mezzo al campo. È solo. Attenzione per Orecchio. Motta col destro, alto qui. Ha provato il tiro da centrocampo. Motta da fuori, Motta da fuori, scusa. Orecchio.
va dentro, perde palla, Motta recupera solo per un attimo, però perché Carriero non riesce a tornare. Orecchio col destro! Ale. Palla larga sulla destra di Omodei. Di Montalbano, scusate. Mele. Supera prima versione di Bucca, gira benissimo per Piazza che stoppa di patto col sinistro, prova ad andare avanti. Adesso Napoli che si difende. Fiorentina che giustamente prova a fare la partita. Bucca. Gulino. Gulino allarga bene. Per lo Gelfo che prova a superare la pressione del Napoli. Lo Gelfo poi bella palla dentro. Forse un po' troppo lunga, non riesce Fauci a controllare. Io pensavo non avevo forza. Ed è facile presa per Montalbano. Alicata, Motta, Gulino su di lui, non lo lascia girare, allora fallo qui di Gulino che è un po' troppo irruento su Piazza, sarà punizione ed ammonito addirittura Gulino. Guarda Tancredi che serietà Federico, guarda come segna Tancredi, guarda. È forte, è forte, è nella mia top 11 mezzala sinistra lui. Nella mia top 11 mezzala sinistra lui. Batterà Mele. Mele col destro, Bucca però intercetta per ripartire la Fiorentina. Bucca c'è largo, non è uscito, visto da Bucca, non è uscito col destro, palo, forse è stata una deviazione qui, sfortunata la Fiorentina, calcio d'angolo ancora lo Gelfo che perde il tempo, forse allora recupera bene Mele che poi non li libera in qualche modo. Comunque Fiorentina sfortunata, Fiorentina molto sfortunata qui, una deviazione, ha provato un'uscita, gran palla qui di Bucca, che vede un'uscita tutto solo, non è riuscito però a segnare. Della poi ripartire del Napoli, Gulino, Gulino sul sinistro, torna sul destro, poi bravo qui Piazza a recuperare, scivolata, sarà rimessa laterale per la Fiorentina. Palla dentro per l'uscito. Subito trovato col destro Davide. No. Time out. Time out. Non penso. Finito il time out, si ripartirà da rimessa dal fondo per il Napoli, andrà a lungo Montalbano, siamo al minuto 9, sempre 2-0 per il Napoli, qui recupero facile di Gulino, vai Ninocchio, ah! Prova la palla dentro per Bucca, recupera bene, però il Napoli con Piazza, Piazza mette dentro per Motta, che scarica per Motta col destro, il numero 10 ha provato. Motta bravo, per Motta. Motta. Marco per Francesco, hanno anche provato. Si è perso l'attimo, si è frenato. Poi però è riuscito bene. Dentro. Peccato qui per il Napoli, è una buona occasione. Qui Bucca, lotta a centrocampo. Confisca l'arbitro, allora riparte il Napoli. Ancora Bucca. Bucca recupera, torna dietro saggiamente. Buona palla per Nocito, bravissimo. Mele è uno dei migliori suoi a ripartire. Marcello, scusate, non è male, sono molto simili. E poi ripartire adesso la Fiorentina. Gulino, Gulino, Motta a pressare, riesce a mettersi davanti, sarà rimessa laterale
per la Fiorentina, bravo. Gol, gioca, Alicata che la tiene in campo, come può. Lancia lungo. Facile per lo Gelfo. Con la testa, raga! Vai, là. Dentro, Alicata intercetta, vediamo che può ripartire. Alicata gira per Piazza. Piazza, bravo, qui a superare lo Gelfo. Allora Piazza sul sinistro. Rientra, poi scivola. Sicuramente ha lottato qui Piazza in questa occasione. Sarà rimessa Fiorentina. Vai, là. Coppa, sei da primo tempo. Dentro per Fauci. Sei da primo tempo, 10 minuti sono. Ha provato qui a inserire. Siamo a 12, Dani! Ripartire adesso il Napoli, Fazzese! Bravo, qui Fazzese! Ma quante cosa dici? Forza, forza, Lippi, ancora a parlare! Vai al controllo, è uscito, può ripartire Fazzese! Fazzese qui! Buona palla per Motta che non riesce a controllare! Adesso Fiorentina è troppo fattivosa forse. Sì, non riesce più a fare il gioco che faceva inizialmente. Qui Bucca prova a scuotere i suoi. Guarda però la palla è rimessa laterale. La rimessa laterale Napoli che adesso può respirare e ripartire. Palla dentro per Motta. Motta forse con un braccio può ripartire la Fiorentina. Bailak porta palla a Bailak. Rientra bene. Gira una palla un po' lunga per Bucca che non riesce, bravissimo qui Piazza a intercettare per i suoi. Fauci dentro, tratto, messo in fondo per il Napoli, qui ha provato la Fiorentina, Fauci non riesce però ad essere più pericolosa la Fiorentina. Sicuramente dovrà fare di più in questi ultimi 13 minuti di partita, sempre 2-0 per il Napoli. Palla lunga qui, recupera però la Fiorentina e può ripartire Omodai. Lo Gelfo prova a superare Fazzese che intercetta e sarà rimessa laterale della Fiorentina. Bucca vai la il controllo per riesce a recuperare Bucca, bravo qui su Fazzese, ancora Bucca, Bucca col sinistro, prova Fauci. Attenzione, la palla arriva, hanno uscito in qualche modo, hanno uscito. Bravo qui, disturbato da Licata, che in qualche modo, senza toccare la palla, riesce a deconcentrare, posso dire così, in uscito. Alla fine è facile per la perla, Montalbano, per lancia lungo per toccare Motta. Palla che non raggiunge il capitano del Napoli, sarà rimessa per la Fiorentina. Gira per Costa, palla un po' timida ma che arriva lo stesso. Intercetta bene Piazza. Ed ora Fazzese. Fazzese col destro. Bravo Ste, bravo! Parata qui, facile di Omodei. Adesso prova a ripartire. Palla lunga per Fauci che non riesce a controllare. Ed è facile presa per il Napoli. Montalbano può ripartire. Fa ripartire i suoi. Palla lunga per Motta che lotta con... c'è Bucca dentro, ha lottato con Gulino, Motta si sta battendo molto il capitano del Napoli davanti, prova a far salire spesso i suoi. Ora forse c'è l'altro, Costa sulla sinistra, va dentro a cercare Fauci, bravo qui Mare a intercettare, Piazza allontana, Bailak, bella palla qui dentro col tacco, uscito di nuovo per Bailak. Bella giocata qui in uscita col tacco. Non prova più le trame. Non riesce più a... Il Napoli si guida molto bene. Panca la parte. Sì, bravissimo Paterno che prova il destro. Bravo Henry, bravo. Provato da centrocampo e impensierire Omodei, Paterno. Ah, Andri, mi dai il campionato 2 minuti che mi preparo le cose per te. No, 2 minuti. Ma che ora? Costa. Dentro intercetta Fazzese. Rimessa Fiorentina. Buona palla dentro per Nocito che prova di prima a mettere dentro. Bravo qui, Paterno intercettato. Prova di partire. Questa era Alicata, no Paterno. Alicata, bravissimo qui a chiudere su Bucca.
culino. Costa prova a tenere palla in campo e ci riesce. Allarga bene per Bailac. Questa è la Fiorentina che spinge. Bailac dentro. Buon cross. Facile però presa per Montalbano. Buona qui Massimo. L'idea di Bailac. Che ha visto non uscire dall'altro lato e ha provato. Palla lunga qui di Montalbano. Massimo. Massimo. Ha provato forse con un po' di esperienza a prendersi un fallo. Non sanzionato dall'arbitro. Quindi riparte la Fiorentina. Adesso il Napoli che prova i lanci lunghi a difendersi. Bailac, Costa. Fauci. È stato da Paternò, torna indietro la Fiorentina con lo Jeff. Lo Jeff adesso qui ha spazio, prova col destro. Oh, qui Fazzese. Allora, Gulino per Bailac che supera, bella giocata. Bailac col destro. Bella giocata. Minchia, meno male che era in bella giocata, gran parata anche qui. Ha preso 15 gol da Montalbano. Subito, subito. Che in questa occasione chiude la porta del Napoli. Costa, mette dentro, col tacco ha provato lo Jeff. 19, sempre 2-0 per il Napoli. Ha provato qui la Fiorentina. Buon destro di Bailac. Gulino recupera bene. Quindi però timido Gulino. Timido il passaggio di Gulino, che mette in difficoltà Omodai. Per poco Fazzese non è. Non ruba questa palla. Cambio della guardia. Si cambia camera. Sarà calcio da... No, sarà rimesso. Intanto è arrivato Federico Serio, inquadrato ai nostri schermi. La spaccità. Calcio da... No, allora, riparte Modei. Modei, porta palla, il portiere. Passato da Mele, che è brutto. Paolo, vai subito là, Paolo, vai là. Paolo, vai là. Si riparte, espulsi nel tempo Omodei per il Napoli, per la Fiorentina scusate, Mele per il Napoli, quindi si ripartirà da 6 contro 6, sempre 2-0 Fiorentina, 2-0 Napoli, minuto 20. Raga, uno deve entrare, raga. No, 2, 4, 6. Andiamo dietro, rischio io. Andiamo avanti, sono solo dietro. Mamma mia, per Omodei. Per scotto Orecchio. Omodei è stato espulso, ricordiamo. Orecchio. Bravo qui Orecchio a superare Motta. Bailac. Palla larga il gioco per Costa, che col sinistro la controlla. Costa col testo poi passa dentro per Nocito, che non riesce a superare Alicata. Adesso Piazza prova a ripartire per il Napoli. Bravo Piazza qui a fermarsi, a ragionare. Poi perde palla per Bala, che forse qui esagera Piazza, strafa e alla fine palla recuperata da Fiorentina. Costa, bravo, prova Piazza a recuperare. Dopo aver perso palla, buon recupero. Palla dentro per Nocito, controlla col... il destro, poi Costa col sinistro, parata qui di Montalbano, sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. No, palla dentro per Bailac, libera bene qui il Napoli, sarà rimessa di Viola. Conti, va Costa con le mani,
dentro l'orecchio, che forse cade giù, non mi dà fischia entrare, può ripartire il Napoli con Alicata, che fa una gran giocata dentro per Paternò. Paternò, bravo. Vai, sali che è tua, sali che è tua, sali che è tua, non è che la Fiorentina lo già fa recuperare. Lo Gelfo col destro! E per poco! E Fiorentina non trova il gol con lo Gelfo, recupera palla e poi con un'azione personale ha provato il destro. Grande azione qui di lo Gelfo. La Fiorentina che non riesce a trovare il gol. Allora Napoli può ripartire, Paternò. Dentro la palla un po' rischiosa per Fazzese. Vai Lac. Orecchio. Anche prova a devi velocizzare però. Parete per lo Gelfo, che allarga bene per Costa. Gioca. Costa qui, fallo. Fazzese, tu. Costa. Non fallo ancora. Punizione Fiorentina. Giro, dice di cambiare. Ma chi? Ma che lascia! Nessuno dobbiamo fare una magliettina semplice. Cioè la nostra come? No, nel senso tipo la prima squadra, tipo la prima maglietta. Tipo. Andrà a Costa con la battuta. Vediamo se Fiorentina riuscirà a sfruttare questa occasione. Va a Costa col destro deviato. Sarà calcio d'angolo Fiorentina. Deviato qui il destro di Costa. Vai. Allora, orecchio dalla. Orecchio mette in mezzo per Bailac. La palla in qualche modo. Come non è entrata, non si sa. Riesce a salvarsi Montalbano. Qui palla diretta da Bailac che per poco non porta la Fiorentina sul gol. È gol, signore! Fazzese. Un po' sfortunata la Fiorentina. Palo di prima. Grandi palla di Montalbano. Adesso anche questa. Molto sfortunata. Può ripartire il Napoli. Alicata. Dentro per Paternò, esce bene però Pulino è diventato praticamente il portiere della Fiorentina. Raga Costa col destro. Alicata intercetta, bravo Fazzese, fa uscire la palla. Orecchio, gira bene per lo Gelfo. Lo Gelfo prova a ragionare. Gira per Pulino che è diventato il portiere, ma adesso esce dalla sua porta. Prova a metterla in mezzo col sinistro. Buona palla qui per Costa che non riesce a controllare. Minuto 23, sempre 2-0 Napoli, rimessa per il Napoli. Che sta difendendo il risultato. Paternò, dentro per Fazzese. Fazzese prova a gestire, supera, poi no. Dai la bravo qui. Una rimessa Napoli. Buona chiusura qui di Orecchio e Bailac. Oh, Fazzese. Dentro la palla per Piazza. Bravo Bailac. Orecchio, porta palla centralmente. C'è da destra tutto solo Bailac. Lo vede. Bailac torna dietro. Per Orecchio. La mette alta. Buona occasione qui da Fiorentina. Grande azione di Orecchio che vede Bailac tutto solo. Ora rimaniamo alti. Restituisce palla al numero 10 della Fiorentina che non riesce a concludere verso la porta. Sarà rimessa dal fondo per Napoli. Dai dietro! Fauci prova il controllo bene qui, supera Piazza che commette fallo. Sarà punizione Fiorentina. Andrà Fauci dal calcio piazzato. Auguri, giusto per un pompino. Fauci. Fauci col destro, basta deviato anche questa. Anche questa punizione della Fiorentina deviata. Sarà rimessa Viola. Bailac dentro per lo Gelfo che può provare col sinistro. Controllo un po' infelice, quindi torna dietro per Orecchio. Orecchio. Prova il numero 10, supera Fazzese poi col destro. Non riesce a centrare anche qui la porta. Sicuramente ci ha provato Orecchio in questa partita. Quando mancano 3 minuti alla fine. Sempre 2-0 per il Napoli che adesso batterà una rimessa dal fondo. C'è molto vento adesso. Lo Gelfo, porta palla veramente, poi prova a metterla dentro, la palla arriva in qualche modo a Bucca, che può controllare, bravo, qui Alicata a intercettare e a far ripartire i suoi.
lottano Bucca e Alicata, alla fine la meglio Alicata sarà rimessa laterale per il Napoli, che guadagna sicuramente metri e minuti preziosissimi per questo vantaggio. Piazza aperta, Zese recupera però la Fiorentina con Bailac, fallo di mano di Bailac, sarà calcio di punizione per il Napoli. Fazzese proprio dal centrocampo. Fazzese prova al destro che non può impensierire Gulino. Il Napoli praticamente non ha più attaccato da questi ultimi 5 minuti, giustamente direi. Siamo scaduti. Noi siamo un minuto 30. Manca un minuto e mezzo alla fine di questa partita. È già passato, cioè c'è un minuto e mezzo in più. Orecchio non riesce qua, bravo Frazzese a intercettare. Sarà rimessa Viola. Orecchio col tacco di nuovo per Bucca. Bucca prova ad andare sul destro, buona palla per Fauci che non riesce, qui brava Alicata che ha fatto una gran partita di Alicata come tutta la difesa del Napoli, qui prova al destro Pazzese, Gulino addirittura col petto e riparte la Fiorentina. Lo Gelfo lateralmente, bravo qui Alicata che oggi è stato ovunque in difesa per il Napoli, veramente una gran partita di Alicata che anche qui intercetta, recupera poi Bucca in qualche modo, riesce ad andare dietro per lo Gelfo e col destro Bailac col destro anche lui, palla laterale fuori. Non era sbagliato come idea buttarsi a terra, però ha detto buttati a terra. Si è rimessa al fondo per il Napoli che è vicinissimo allora alla conquista di questi tre punti fondamentali. Tempo scaduto, finisce qui triplice fischio e allora Napoli 2 Fiorentina 0, Napoli che si porta a terzo in classifica momentaneamente aspettando il Monza a 6 punti, grazie a tutti.